si versa e si mescola. Poi un cucchiaino di aceto e poi un cucchiaio di glicerina. Allora, questa qui è una gru idraulica che sfrutta l'energia meccanica dell'acqua e dell'aria. Con quattro manovratori si riescono a prendere questi oggetti. Noi ragazzi della terza L abbiamo realizzato dei lavori riguardanti i cambiamenti climatici e gli animali in via d'estinzione. Sotto questa vaschetta c'è un animale in via d'estinzione. Allora, questa è la fossa di Leonardo da Vinci, che era fatta in muratura. Lungo il perimetro si trovavano i forni da cui preparavano il bronzo e qua si trovavano dei tubi da cui portavano il bronzo fuso al cavallo. La testa e le zampe erano piene, da cui il corpo no. Con l'utilizzo di quei macchinari praticamente Leonardo poté realizzare questo cavallo, che era alto 7,20 m ed era tutto in bronzo, e per realizzarlo ci volevano circa 70 tonnellate di bronzo. Abbiamo preso questa piramide, questo tronco piramidale, e con quattro immagini a due dimensioni, convergendo su questo tronco piramidale, se ne forma una a tre dimensioni. Materiali che di solito ogni giorno sono soggetti a rifiuto, come plastica, cartone, vetro, legno e abiti usati. Però con il riciclo creativo sperimentiamo che questi oggetti possono essere riutilizzati e quindi dare loro una seconda vita. La pila di limoni l'abbiamo creata con lamine di rame e di zinco. Le lamine di rame funzionano da catodo, invece quelle di zinco da anodo. Quelle di rame, la lamina di rame è il polo positivo, quella di zinco è il polo negativo. Versiamo il glucosio e poi versiamo il diossido di sodio e creiamo questa bottiglietta di questo colore. All'inizio è di questo colore, è un poco giallina, bianca. Poi dopo un po' di tempo diventerà bianca e quando la agitiamo diventerà dopo un po' di tempo di questo colore. Questo esperimento si chiama il sacchetto di plastica indistruttibile, perché questo esperimento ci aiuta a capire perché la plastica che noi gettiamo in mare non si distrugge. Quello che ci serve per questo esperimento è dell'acqua, del detersivo per piatti, degli stecchini che usiamo per fare gli spiedini e un sacchetto di plastica per alimenti. Okay. Chiudiamo il sacchetto, immergiamo lo spiedino nel detersivo. E dopodiché infilziamo il sacchetto con lo spiedino. Possiamo notare che l'acqua non fuoriesce, perché? Perché la plastica è formata da polimeri, che sono delle macromolecole che invece di distruggersi si sono semplicemente divise. L'autista è una bevanda digestiva, storica palermitana, con proprietà digestiva. Adesso con l'acqua di lavaggio del cavolo rosso dimostreremo che il limone è acido e il bicarbonato basico. Se mettiamo qualche goccia di limone nell'acqua di lavaggio del cavolo rosso vedremo che diventerà rosa, perché il pH è minore di 7. Se invece aggiungiamo un po' di bicarbonato l'acqua tornerà blu, perché il pH è maggiore di 7. Materiali è
fondamentale per passare da un'economia lineare a un'economia circolare, per evitare l'accumulo. Ogni cittadino si dovrebbe preoccupare di mettere in atto le 3R, riuso, riciclo e riduco. Con il riciclo di carta, cartone, plastica, alluminio e lana abbiamo realizzato un'opera di Pablo Picasso. L'uomo per trarre energia utilizza fonti non rinnovabili, come quindi combustibili fossili, quindi petrolio, carbone e gas metano, quando dovrebbe farlo con delle fonti rinnovabili. Il colorante è una sostanza che serve per colorare altre sostanze. Nell'antichità venivano utilizzati dei coloranti di origine animale, vegetale o minerale, come il cacao, l'alga spirulina, lo zafferano e la curcuma, ma anche il cavolo rosso, che è un indicatore di pH. I mulini antichità venivano utilizzati per macinare grano per acciscopi, noi invece lo utilizzeremo per produrre energia idroelettrica. Allora, l'energia potenziale si trova all'interno di questa cisterna, viene sprigionata aprendo il rubinetto, sbattendo contro le pale produce energia meccanica, l'energia meccanica si trasferisce a questa piccola dinamo e a sua volta produce energia idroelettrica che alimenta un piccolo LED. Poi alla fine del processo una pompa rimette tutta l'acqua nella cisterna, appunto come avviene in una vera centrale idroelettrica. Noi per questa edizione della Primavera delle Scienze abbiamo portato il sistema solare. Questo esperimento noi abbiamo fatto vedere appunto come funzionano due diversi tipi di circuiti elettrici. Allora ne abbiamo costruiti due, uno in parallelo e uno in serie. Il principio dei vasi comunicanti afferma che se mettiamo in dei recipienti dell'acqua, il liquido si distribuirà all'interno di tutti e tre i recipienti in modo da raggiungere la stessa quota rispetto a un riferimento esterno. Allora, dopo aver bucato i tre recipienti e inseriti la raccorderia è collegata ai tubicini, siamo pronti per l'esperimento. Allora, versiamo dell'acqua in uno dei tre recipienti, in questo caso quello verde, e ci accorgeremo che mano a mano l'acqua si va distribuendo anche negli altri tre. E questo è perché sono i tre vasi sono tra di loro comunicanti e quindi l'acqua si va distribuendo in tutti i tre recipienti nella stessa cosa. Mostreremo un esperimento sulla tensione superficiale, che è una rete compatta formata dalle molecole dell'acqua. Se noi mettiamo dell'acqua dentro una bacinella, e dopo mettiamo dell'origano, ci accorgiamo che questo origano galleggia per la tensione superficiale. Se adesso noi invece andiamo a inzuppare col dito un po' di sapone in quest'acqua,
vediamo che si rompe a causa delle molecole idrofobe del sapone che cercano di stare in un punto lontano dall'acqua. Changing water properties in presence of pollutants. Required materials: water, organ, dish detergent. Experiment description: in a basin or plastic dish, water is placed on top and scattered organ, which is distributed evenly over the surface. Subsequently, a finger is greased with dish detergent, and the same is immersed in a water with organ. The liquid detergent reduces the tension, so the organ attracted by the areas of the water where the tension is greater, away from the finger. Gli uomini che abitavano sul nostro pianeta comunicavano attraverso gesti e segnali di fumo. Si capì successivamente che questo non era possibile, si passò alla tramandazione orale, ma successivamente si passò alla scrittura, perché non era possibile tramandare tutte le cose via orale. Da qui nasce la scrittura cuneiforme, in cui fu inventata dai Sumeri tra il 3000 e il 2500 a.C. Nel periodo compreso tra il 12.000 e il 4.000 a.C. nacquero due nuove civiltà, gli egiziani e i sumeri. Loro inventarono la scrittura. Loro scrivevano attraverso i geroglifici. I geroglifici erano un insieme di elementi sillabici, alfabetici e ideografici. Da quel momento in poi la scrittura divenne un elemento fondamentale per ogni civiltà. Dai tempi del Neolitico il suono del corno attraversa la storia dell'uomo. Il corno era fatto con materiali naturali ed era utilizzato dai postiglioni, dai sacerdoti, dai pastori e dai cacciatori. Questo è lo shofar che veniva utilizzato dai sacerdoti per fare i rituali. Allora, la lettera di carta con la busta e l'indirizzo scritto sopra rappresentava un mezzo di comunicazione molto efficace. Poiché si impiegava molto tempo per scrivere, poi per riceverla e per rispondere, quindi non venne più utilizzata come mezzo di comunicazione. E venne completamente sostituita dal telegrafo. Allora, nel 1837 Samuel Morse inventò il primo telegrafo elettrico, che veniva collegato tramite un cavo a una fonte di corrente continua. Sempre in quell'anno Samuel Morse inventò l'alfabeto Morse, che con un sistema di puntelline riproduceva tutto l'alfabeto. Anni dopo Guglielmo Marconi inventò il telegrafo senza filo che permetteva di comunicare dall'Europa all'America. Il telefono è uno strumento capace di trasportare la voce umana a distanze sempre crescenti. Nel 1880 veniva utilizzato soltanto nei laboratori, poi nel 1881 venne utilizzato anche dagli agenti di cambio e nelle ferrovie. Il telefono fisso venne sostituito da telefoni cellulari. Il primo telefono cellulare venne usato nel 1983. Questo nuovo strumento ampliò la comunicazione attraverso foto, video e messaggi. E infine si passò all'iPad. L'iPad è un tablet di seconda generazione che venne creato nel 2010 da Steve Jobs. L'iPad presenta uno schermo retroilluminazione LED in grado di condividere elementi multimediali e in grado di avere una connessione internet. Presenta inoltre una fotocamera posteriore e una fotocamera interiore in grado di fare fotografie e in grado di registrare dei video HD. La forza del suono. Il suono è l'effetto prodotto dalle vibrazioni di un corpo sonoro. Questo esperimento ci permette di vedere la forza prodotta dal suono e quello che può provocare. Per questo esperimento abbiamo utilizzato 4 imbuti di diverse dimensioni, un foglio di plastica dura, del nastro isolante, una matita e un po' di plastilina e 3 oggetti, in questo caso una pallina, una spagnoletta e un bicchierino. Per prima cosa abbiamo tracciato col pennarello la circonferenza dell'imbuto e l'abbiamo attaccato con l'asse isolante alla superficie. Ora andremo a posizionare il bicchiere dietro l'imbuto e andremo a dare dei colpetti con il martello che abbiamo realizzato con la plastilina e la matita. Come abbiamo notato, il bicchiere si è spostato. Allora, questo si verifica perché, anche se i suoni sono deboli, producono all'interno dell'aria una vibrazione all'interno dell'imbuto che si amplificano e forma una forza che sposta l'oggetto.
Questo è un circuito elettrico che permette il passaggio di energia elettrica attraverso dei cavi conduttori. È formato da una pila, dall'interruttore e dalla lampadina. All'interno della lampadina si trova un chip che trasforma l'energia elettrica in luce. All'esterno della lampadina possiamo vedere due collegamenti che vengono chiamati anodo e catodo e vengono collegati rispettivamente al polo positivo e al polo negativo. Quando il circuito è chiuso, la corrente elettrica generata dalla pila fa accendere la lampadina. Quando il circuito è aperto, invece, la corrente elettrica non circola e quindi la lampadina si spegne. Questi sono i 17 obiettivi dell'ONU, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, da raggiungere entro il 2030. Educazione equa ed inclusiva, istruzione di qualità, città e comunità sostenibili, rendere le città gli insediamenti umani, inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Energia di qualità, accesso a sistemi di energia economici, consumo responsabile, garantire modelli sostenibili di produzione e consumo. I rifiuti organici e le biomasse sono una fonte inesauribile d'energia ed offrono grandi possibilità di risparmio economico nel processo di trasformazione in prodotto finito. Infatti, dai rifiuti organici si ricavano sia materiali di riciclo, che possono essere riutilizzati nelle industrie, sia biogas, che se opportunamente trattato è fondamentale nel processo di creazione di energia elettrica e di energia termica. Esperimento dimostreremo l'energia potenziale e l'energia cinetica, facendo rotolare alcune palline con interno omogeneo e non omogeneo. Nel primo caso faremo rotolare delle palline con interno omogeneo. Sono omogenee perché la materia è distribuita allo stesso modo in queste tre palline. Mentre quando sono ferme, queste palline hanno dell'energia potenziale, o anche detta energia di posizione, che è determinata dall'altezza da cui si trovano rispetto al suolo. Quando facciamo rotolare queste palline, compiono un movimento normale, perché, come già detto, sono omogenee. Invece adesso faremo rotolare delle palline non omogenee. Nel primo caso questa pallina è piena di sabbia. Se proviamo a farla rotolare, si ferma perché la sabbia si mette in equilibrio col suolo. Nel secondo caso il peso è concentrato in un punto solo. Cioè, se la perpendicolare del peso cade verso l'alto, la pallina andrà verso l'alto. Se la perpendicolare del peso cade verso il basso, la pallina andrà verso il basso. O si muove o si muove a scatti o si ferma. Lo stesso per il cilindro. Abbiamo fatto un progetto CLIL che riguarda tre lingue, l'italiano, l'inglese e il francese, che parla delle alluvioni. We have worked with science in English and French this year. The idea was to produce a leaflet containing the info about floods in three languages, Italian, English and French. Questo polpo con materiali di riciclo come plastica e carta. Abbiamo voluto aggiungere le bottiglie per simboleggiare l'inquinamento del mare. Invece questa catena rappresenta le reti a strascico con cui vengono pescati i pesci, però molto spesso non si pescano solamente i pesci, ma si porta via anche coralli che rovinano l'ambiente marino. Noi, facendo questo lavoro, vogliamo fare capire alle persone che quando inquiniamo il mare, i pesci mangiano la plastica e di conseguenza, quando noi andiamo a mangiare il pesce, delle microparticelle di plastica vanno a finire nel nostro organismo. Per questo abbiamo voluto realizzare tutti questi lavori, proprio per far capire alle persone che l'inquinamento ci danneggia. Infatti possiamo vedere lo scioglimento dei ghiacciai, l'inquinamento dell'aria.
E tutti questi pesci sono fatti con la plastica proprio per questo motivo, perché ormai il mare non è più un mare di pesci, ma è un mare di plastica. Il sole che mette in moto il complesso sistema clima che consente la vita sulla Terra. Il nostro pianeta è alla giusta distanza dal sole ed è avvolto dall'atmosfera, un perfetto e delicato equilibrio di azoto 78% e ossigeno per il 21%, che insieme compongono il 99% dei gas che respiriamo. In assenza di atmosfera e quindi di effetto serra, le radiazioni solari che giungono alla Terra verrebbero nuovamente disperse nello spazio come calore sotto forma di raggi infrarossi. Ci sarebbe quindi una grandissima escursione termica fra il dia e la notte. La temperatura media sarebbe tra i meno 15 e meno 22 gradi centigradi. La Terra sarebbe ricoperta dai ghiacciai e il clima sarebbe quindi incompatibile con la vita. Nel secondo, invece, abbiamo un Sole e una Terra con un'atmosfera con la giusta concentrazione di gas serra. Di tutta la radiazione solare, il 30% viene riflesso dall'atmosfera. Il 70% rimanente, il 20%, viene assorbito dall'atmosfera. L'altro 50% invece viene assorbito dalla Terra, che poi lo rilascia sotto forma di radiazioni infrarosse. Una parte di queste radiazioni infrarosse riesce ad uscire dall'atmosfera. Una parte invece viene nuovamente riflessa dall'atmosfera, tornando nella Terra, che la riscalda al punto giusto per consentirne la vita. Nel terzo modellino vediamo il Sole e una Terra ricoperta in un'atmosfera satura di gas serra prodotti alle attività umane. In questo caso le radiazioni infrarosse prodotte alla Terra non riuscirebbero più ad uscire e ciò comporterebbe un aumento eccessivo delle temperature del nostro pianeta, con le cause che già abbiamo cominciato a conoscere, cioè la desertificazione delle regioni tropicali, lo scioglimento dei ghiacci polari, l'innalzamento del livello dei mari, il cambiamento delle zone climatiche, quindi il cambiamento climatico e i fenomeni meteorologici più intensi. Con uno strumento che si chiama sgorbia, una tecnica che si chiama incisione su Adigraph. L'Adigraph è praticamente questa gomma verde dove prima si fa un disegno, poi viene inciso. Dopo l'incisione poi si stampa attraverso un inchiostro che viene passato su un'altra superficie, si inchiostra la lastra e poi si mette in questo spazio e si comprime il foglio con l'ausilio pure di un cucchiaio da cucina. Quando tutto schiacciato bene 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 si solleva e viene fuori praticamente la stampa, che non è questa. Questa è venuta tipo acquerellata, ma ci sono altre stampe nettamente migliori, tipo questa qua. Va bene? Ora, qua abbiamo un talento naturale che si chiama Desiree e che sta facendo un capolavoro. Dimmi una cosa, il soggetto di questo tuo lavoro? Un soggetto fatto così, di fantasia? Sì. È un po' timida, ma col tempo andrà facendo esperienza e sarà più l'importante. Lei parla attraverso le opere. Con materiale riutilizzato stiamo operando a fare l'addizione, nel senso che abbiamo in questa colonna abbiamo il primo addendo, invece nella seconda, nella fila orizzontale abbiamo il secondo addendo. Con l'incrocio dei due addendi ci dai poi il risultato. Alla decima edizione della Primavera delle Scienze, che è una manifestazione che contraddistingue ormai la nostra scuola, una manifestazione che viene attuata in rete con le altre scuole del territorio.
Abbiamo una molteplicità di attività che vanno dal teatro agli esperimenti scientifici e tutti gli alunni vengono coinvolti in maniera diversa, in gradi diversi in questa manifestazione. L'entusiasmo è ciò che contraddistingue, dobbiamo dire, ogni singolo alunno e anche gli insegnanti che si mettono in gioco anno dopo anno con nuove performance teatrali, con nuovi esperimenti scientifici, sempre alla ricerca della novità, di ciò che è più originale e creativo. Perché, diciamolo, è questo un pochettino il motore della scuola, una scuola che non si ripete sempre uguale a se stessa, ma una scuola che cambia, una scuola che si tiene al passo con i tempi. E allora abbiamo i ragazzini che salgono sul palco per ballare, per cantare, per recitare, tutto a tema ovviamente, perché generalmente la Primavera delle Scienze si ispira e segue il tema di un'altra manifestazione che si tiene a Palermo nel mese precedente, e cioè Palermo Insegna. Prendiamo lo stesso tema e su questo ragioniamo. Ogni insegnante porta il supporto, l'aiuto della propria disciplina, italiano, storia, matematica, scienze, arte, motoria, tecnologia. E quindi dal canto al ballo e alla recitazione sui temi della scienza agli esperimenti scientifici veri e propri di chimica, di fisica, di biologia. Gli alunni quindi si trovano a vivere in un contesto reale quello che generalmente invece studiano sui libri. Non è più storia della letteratura o storia del teatro o storia della musica, ma diventa musica, letteratura e teatro. Non è più una scienza teorica, ma diventa una scienza applicata. Veder cambiare il colore dell'acqua a causa di reazioni chimiche, spiegarsi il perché dell'effetto serra e vederlo all'interno di delle sfere di plastica agire realmente, dà una dimostrazione concreta anche agli alunni di quello che studiano poi solamente in teoria di solito dietro ai banchi di una scuola. Gli alunni si divertono, gli alunni imparano, gli alunni sviluppano competenze, gestiscono ansia, emozioni, la relazione con un pubblico, gli alunni sorridono, ridono, partecipano, gli alunni diventano reali protagonisti di una scuola che fa e insegna a fare, no? E insegna a essere e insegna a diventare responsabili, maturi e competenti. C'è chi si dà al teatro, chi agli esperimenti scientifici e chi anche semplicemente fa da assistente e da guida durante questa manifestazione. Ci sono anche coloro i quali danno semplicemente un supporto tecnico-pratico. La Primavera della Scienza è un evento collaudato, ormai consolidato. Siamo giunti alla 10ª edizione. E ogni edizione è sempre più bella dell'altra, della precedente. Che cosa qualifica questo evento? Intanto potrei descriverlo come un enorme laboratorio didattico pedagogico del territorio. L'aspetto caratterizzante dell'evento è la rete di scuola, il lavoro di rete, le relazioni professionali, la condivisione degli assunti pedagogici e delle metodologie. Quindi mi preme innanzitutto ringraziare i colleghi, tutti i miei colleghi, tutti i professori, le maestre, le insegnanti, gli insegnanti, gli alunni, le alunne delle 12 scuole in rete che rendono sempre più viva e attiva questa manifestazione con una partecipazione accorata e devo dire anche ordinata e organizzata, perché un evento di queste dimensioni deve per forza mettere in campo un sacco di energie, perché sguinzaglia tantissimo dinamismo, produce tantissima attenzione anche sul territorio, e quindi devo dire ormai siamo talmente abituati e un po' tutti sanno cosa fare e come fare per renderlo un evento bello, qualificante dal punto di vista didattico, delle relazioni e anche dal punto di vista della sicurezza. Quindi mi premeva dire questo. Quest'anno al 10º anno la Primavera della Scienza incontra in maniera quasi, devo dire, fisiologica gli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi le 17 priorità che dovrebbero portare il cittadino consapevole, condurlo anche a un miglioramento delle condizioni del nostro pianeta. I ragazzi stanno riflettendo molto su questo, operando delle scelte anche di valoriali, culturali. Quindi
la sostenibilità. Possiamo dire è l'argomento assieme al cambiamento e la tematica che un po' tutte le scuole hanno sviluppato egregiamente. Presenza straordinaria a questo evento quest'anno, un giovanissimo ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Marco Martinelli, che oltre ad essere un appassionato di scienza, un dottorando proprio di questa scuola di eccellenza, coniuga la sua passione per la scienza anche con la passione per l'arte, per la musica, ed è il modello giusto da offrire ai nostri ragazzi, e lo è stato in questi giorni. Ha cantato con i ragazzi, ha parlato di scienza, ha parlato di vita, ha parlato della gioia della curiosità, quindi una piacevole presenza. Quindi è un evento che si arricchisce ogni anno, è un evento che si riempie di significato e che anche presuppone un grande lavoro organizzativo. Quindi assieme ai miei colleghi, ai colleghi delle scuole, mi sento di ringraziare anche tantissimo il gruppo stretto di lavoro, perché poi è tutta la scuola coinvolta, dai collaboratori scolastici alle segreterie, al direttore amministrativo, ai docenti che coprono le classi mentre i loro colleghi lavorano ai workshop, agli exhibit, alle rappresentazioni teatrali, ai momenti di esibizione scientifica. Il gruppo ristretto dei 4 docenti funzione strumentale che quest'anno in particolare si sono occupati dell'evento, Luciana Ratto, Silvia Rizzuto, Vanessa Balistreri e Giampiero La Barbera, assieme ai miei collaboratori e a tutto lo staff della Guastella, quindi vicepreside, secondo collaboratore. Qui non esistono le differenze, non esistono i compiti e i ruoli quando un evento prende questa dimensione macro. Mi sento notevolmente appassionata e sempre più appassionata alla conduzione di questo evento, e devo dire ogni anno emozionata allo stesso modo. Quindi mi auguro, i 10 anni della Primavera della Scienza sono anche, coincidono quasi con i miei anni di dirigenza in questa scuola, e spero e credo che questo evento può continuare, può diventare significativo, può prendere altre pieghe e soprattutto può continuare ad appassionare i nostri ragazzi che con disinvoltura, dai piccoli della scuola primaria ai grandi della scuola secondaria di primo grado e ai più grandi degli istituti superiori, parlano di scienze con naturalezza, passione ed amore. Quindi grazie a tutti e proseguiremo certamente su questa strada.